Con Dino D'Antoni e Antonella Matichecchia della cooperativa Nuova Luce, e loro si occupano fondamentalmente del servizio gare, quindi partecipano a gare a parte. Ecco, esattamente in che cosa consiste il vostro ruolo? Allora, praticamente la prima fase è quella di una ricerca di quelli che sono i bandi, dopodiché vi è una fase di analisi stessa di eventuali bandi o gare d'appalto o fonti di finanziamento e verificare se effettivamente questi bandi corrispondono un po' a quelli che sono i requisiti che la cooperativa possiede. Quindi è fondamentalmente un lavoro di qualità, no? Perché in questa maniera, ecco, a differenza magari di come può avvenire normalmente nel mercato, voi ci tenete a partecipare, solo a quelle gare dove effettivamente potete Sì, esprimere il abbiamo una, comunque massimo. una mission cooperativa rivolta essenzialmente a quelli che sono i servizi sociali, sociali e anche socio-sanitari. Tali gare poi nel caso di aggiudicazione ci permettono poi di gestire determinati servizi o eventualmente delle strutture. Il nostro compito consiste essenzialmente quindi in una preparazione di quella che è la documentazione amministrativa, quindi Perfetto. dobbiamo analizzare un po' tutte quelle che sono, quelli che sono i documenti che E lo vanno a fate anche regire. molto bene, visto che insomma la società sta facendo grandi passi ed è allineata con Certamente. le moderne esigenze del mercato. Certamente si Ecco. può sempre migliorare, ovviamente. Beh, certo, vabbè, noi siamo positivi, rimaniamo positivi. E Antonella, tu invece ti occupi della progettazione, ecco. Sì, allora io mi occupo della progettazione, quindi di stilare il progetto prima da presentarlo per eventuali gare d'appalto. E oltre, diciamo, all'aspetto più, diciamo, più operativo, mi occupo anche di individuare quelli che possono essere gli aspetti di innovatività del servizio offerto, non solo nei confronti dell'utenza, ma anche individuare quelli che sono gli aspetti e gli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro. Quindi anche potremmo definire un vero e proprio sviluppo organizzativo, sviluppo delle risorse umane anche mediante ad esempio l'individuazione di piani formativi per il personale interno all'organizzazione. Complimenti, davvero un ottimo risultato quello che state ottenendo e poi vedo insomma tanta competenza e tanta voglia di fare. Ancora complimenti e buon lavoro.